Benvenuti in questa nuova puntata di Donne di Fede, un programma che dà voce a tante storie, storie di liberazioni, di guarigione, di speranza. Noi siamo qui a raccontarle perché attraverso una storia vera, attraverso una liberazione vera e una guarigione vera, possiamo trasmettere fiducia e speranza in altri. Chissà quante persone ascoltando delle storie si possono rivedere in quelle storie e possono, vedendo l'opera di Cristo in quelle vite, avere piena fiducia che anche loro possa accadere qualcosa di totalmente nuovo. E noi abbiamo tante testimonianze di persone che ascoltando una storia di fede, hanno poi anche loro cercato il Signore e ottenuto le loro risposte. E noi siamo a raccontare, proprio come Gesù un giorno disse a un uomo, va e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. La fede viene dall'udire. E quando le persone ascoltano non soltanto una predicazione, un messaggio, ma ascoltano anche delle storie di fede, allora loro possono ricevere fede. Oggi parleremo di un argomento molto delicato. Parleremo della depressione. La depressione che tante volte è irriconoscibile, nemmeno notiamo quante persone intorno a noi soffrono di depressione, perché si tende a mascherare con dei sorrisi forzati, con un atteggiamento falso positivo, cercando di nascondere il problema. Molti non hanno nemmeno il coraggio di chiedere aiuto perché si prova vergogna. E noi oggi vogliamo parlare di questo argomento in modo molto libero, in modo che altri possano uscire fuori e chiedere, perché no, aiuto anche nel pregare. A volte ci sono delle persone che così, sono così abbattute che non hanno nemmeno la forza di elevare un canto, una preghiera. Hanno bisogno di un sostegno e il Signore ha mandato noi per sostenere, non per giudicare, per sollevare e non per schiacciare. E oggi la storia che vi racconteremo è proprio una storia di fede, di un Dio che ha operato, ha guarito, sia psicologicamente, emotivamente. Il Signore ha fatto una guarigione profonda in Daniela, Daniela Urzio, la nostra amica di oggi che ci racconterà la sua storia. E lei ha potuto sperimentare, come è scritto in Matteo 11:28, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Sei affaticato? Sei oppresso? Corri al Signore perché ti darà riposo. Il Signore è venuto per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato e proclamare la libertà ai prigionieri. Isaia 61:1. Questo è il Dio in cui crediamo e non crediamo perché qualcuno ci ha convinti, ma perché l'abbiamo sperimentato personalmente. E se oggi ti raccontiamo questa storia è perché vogliamo che anche tu, anche se sei un cristiano e stai vivendo un momento difficile, possa trovare il coraggio di cercare il Dio che non solo ti ha guarito, ma che ti libera. Quindi con tutto il cuore vogliamo chiedere allo Spirito Santo di scendere nella profondità del nostro essere, in modo che possiamo ricevere e ottenere i suoi favori immeritati. Vi presento subito Daniela Urzio. Daniela, Buongiorno Maria. benvenuta. Buongiorno Maria. Grazie Daniela Grazie. per aver accettato di raccontare la tua storia. Ti passo subito la linea. Presentati, chi sei, chi è Daniela Urzio e raccontaci la tua storia. Prego Daniela. Allora, innanzitutto devo dire questo, che io sono una figlia amata del Signore, protetta, benedetta, soccorsa, riscattata, quindi una vita trasformata dal nostro grande Signore. E prima di parlare della mia testimonianza, proprio vorrei dire, proprio spendere due parole per te, ringraziarti innanzitutto per quello che fate in tutta questa trasmissione, ma anche perché accogli tante donne che abbiamo storie differenti, no? E ognuna di noi intende e desidera veramente esaltare il nome di Gesù, questo grande Signore, liberatore, riscattatore di vite. Noi sappiamo che Gesù ha sempre valorizzato le donne, anche quando abbiamo vissuto e hanno vissuto in un clima, una cultura non proprio favorevole, quindi ha portato, le ha sempre ammirate, sostenute. Le donne nella Bibbia hanno sempre parlato, pregato, profetizzato e lui ha mostrato sempre un'attenzione particolare, una forma di tenerezza particolare, le ha soccorse e ha dato veramente una nuova identità a tutte le donne. E ha dato valore ad ogni donna. E voglio dire questo proprio che con la sua
La sua vita, la vita di Gesù è stata proprio una testimonianza di valorizzazione delle donne. Mi viene in mente che se è vero che Dio Padre nella prima creazione, come ultima creazione, dopo aver creato tutto, ha creato la donna come per darle, diciamo, come posso spiegare, come a mettere una ciliegina su una torta buonissima, no? Come a dare un tocco particolare ad una grandissima opera d'arte creata, con Gesù nel Nuovo Testamento. Il Signore riscatta ancora il ruolo della donna e cosa fa? La prima persona che incontrerà risorto è proprio una donna. Una donna che dal punto di vista umano, no? Non sarebbe stata, diciamo, valutata, sarebbe stata squalificata, era Maria Maddalena. E quando i due, Giovanni e Pietro, andarono al sepolcro e no, videro questo sepolcro vuoto, c'era lì Maria Maddalena. Che piangeva e Gesù cosa fa? La prima cosa che fa è consolare una donna, quindi le parla, si presenta, la consola, Maria, perché Consola. piangi? E lei diventerà la prima annunciatrice, quindi del Vangelo ai discepoli. Quindi io sono, vorrei essere, no? Come un'annunciatrice stamattina nella mia vita di quello che è Gesù il vivente. Amen. Ok, Daniela, passiamo subito alla tua testimonianza, perché altrimenti passa il tempo e sicuramente ci sono delle persone che hanno bisogno di sentire la tua storia. Quindi raccontaci come è iniziato la depressione, quali sono stati i fattori scatenanti? Prego, Daniela. Allora, devo dire questo, che nasco in una famiglia, tra virgolette, non molto benestante. I miei genitori hanno fatto molti sacrifici. Però perché ti ho parlato della donna? Perché mio padre era un padre padrone, un padre molto autoritario, dal quale non mi sono sentita sempre amata, valorizzata, supportata. Quindi questa cosa nel corso degli anni ha portato comunque molti conflitti tra di noi. Papà, se mi senti, voglio dirti che ti voglio bene, perché ho capito oggi alla luce del Vangelo che tutte le persone che sono arrabbiate, tutte le persone che non sono state amate, hanno difficoltà ad amare. Quindi credo che invece chi accolga Gesù, invece conoscendo la reale persona dell'amore, poi possa amare in libertà. Allora, come dicevo, questa cosa nel tempo, no, mi ha fatto fare delle scelte sbagliate, perché crescendo io, sentendomi sempre un po' disapprovata, sempre un po' inadeguata, ho fatto comunque tante scelte che forse in un altro clima non avrei potuto fare, non avrei fatto. Diciamo così, ho accumulato, diciamo, delle insoddisfazioni, diciamo delle insicurezze che hanno preso forma in età adolescenziale, di una vera e propria paura, quindi ho avuto attacchi di panico, ho avuto, diciamo, paura di morire, ho avuto una paura forte, incontrollata, incondizionata, diciamo, ingestibile, quindi oserei dire uno spirito di paura, forse per tutte le esperienze che ho vissuto, no? E quindi mi sentivo sopraffatta, quindi cercavo di scappare, no? Dove mi trovavo. Sono per un po' di tempo, mi sono rinchiusa in casa perché pensavo fosse la mia zona comfort, quindi eliminando ogni tipo di stress, e invece mi sono resa conto che la paura era dentro di me. E quindi, benché io scappassi dal mondo e non mi aprissi più alla vita, mi sono resa conto veramente che ero sempre più schiava, sempre più disperata, sempre più frustrata, e quindi ho perso la gioia e la speranza della vita. E quindi si è realizzato quello che la Bibbia dice: quando lo spirito è abbattuto, no? Depresso, curvato, piegato, chi lo risolleverà? Noi sappiamo che il Signore, è il grande riscattatore delle nostre vite. Così in quel periodo ero un adolescente e devo dirti che ho sofferto così, probabilmente per un'educazione molto rigida. Ho studiato anche fuori, mi sono laureata anche in una facoltà, che non avevo nemmeno io stessa scelta, no? Mia mamma, e mio padre mi avevano, tra virgolette, condizionato su una scelta più, diciamo, matematica. Quindi a stento mi riesco anche, a laureare, però ho fatto purtroppo delle scelte, mi sono infilata in delle situazioni sbagliate, quindi probabilmente a causa di tanti fallimenti, purtroppo questo senso di insicurezza, di delusione, di frustrazione, poi sai,
Marianna, mi domandavo, io da piccola ero una bambina sensibile, buona, e mi chiedevo sempre, mi sono sempre chiesta, anche più grande, perché, il perché di alcune sofferenze, il perché, il senso vero della vita. Guarda, ti dico questo, quando ero piccolina avevo sempre a cuore i problemi della gente, no? E per i pochi strumenti che avevo, il Signore mi ha messo sempre l'idea di voler aiutare la gente, e per quello che capivo, per quello che insomma erano i miei pochi strumenti, desideravo aiutare la gente. E un giorno mi trovavo veramente vicino ad un cimitero con la mia mamma e ho visto una donna con le mani aperte e vestita tutta di nero che chiedeva l'elemosina. Io dicevo: "Mamma, ma che cosa sta facendo?" E mia mamma mi ha spiegato che cos'era l'emarginazione, che cos'era la povertà, che cos'era la solitudine, tutte cose che io avevo visto in quella donna e che mi hanno segnata profondamente. Fondamente. Nel corso del tempo, diciamo così, delle situazioni così negative, non trovando risposta al senso della vita, al perché ero nata, perché non mi sentivo così amata, ecco che questo probabilmente ha scaturito quindi questo grave problema e sono caduta in un tunnel così profondo da pensare di non poter più uscirne fuori. Ma ringrazio Invece, Gesù. Ringrazio Gesù. invece c'è stato l'intervento di Gesù. Quindi raccontaci come la fede è stata per te il momento, cioè è stata importante, essenziale per uscirne fuori, come il Signore ha operato nella tua vita, Daniela. Allora, mia mamma era stata evangelizzata da una signora, mia mamma si chiama Maria Luisa, ed è stata evangelizzata da una signora, vedi l'annunciatrice di Maria, no? Che ha visto Gesù risorto, Maria Maddalena, da una signora, e quindi quanto è importante parlare del Vangelo e della potenza del Vangelo ad ogni vita. Ed era stata evangelizzata da una donna di nome Maria Luisa, ed entrambe portano il nome di mia figlia che si chiama Maria Luisa. E questa donna poi ha iniziato a parlare anche con me in una situazione in cui non stavo proprio bene, ed insieme alla mia mamma mi hanno parlato di Gesù, dell'amore di Gesù, di come Gesù veramente mi potesse aiutare, risollevare, e quindi con l'aiuto della parola, quindi io ascoltando questa annunciazione continua, di cui io ero disperata, quindi le avevo provate tutte, ma non riuscivo ad uscirne fuori. E questo messaggio potente del Vangelo, dice Paolo, che il Vangelo, io non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza, no? Di vita per chi crede nel Signore, no? E piano piano è entrato nelle mie orecchie, ha, diciamo, alimentato la fede, ed io piano piano ho iniziato a leggere la parola, ho iniziato, diciamo così, a nutrirmi della parola. Noi sappiamo che siamo trini, Marianna, che siamo spirito, abbiamo una cassa di sentimenti, abbiamo un'anima, ma abbiamo anche, diciamo, il corpo. E quindi, come il corpo, diciamo, ha bisogno di mangiare, anche la mente, il cuore hanno bisogno di nutrirsi. E così, piano piano, ho iniziato a frequentare una comunità evangelica, quindi ho trovato persone meravigliose. La fratellanza è importantissimo. Ho iniziato ad ascoltare questo messaggio di Dio guaritore, di Gesù guaritore, di Gesù liberatore, di Gesù che provvede, di questo Dio che veramente, quindi veramente sono riuscita a non prendere farmaci. Perché credevo e ho creduto vivamente che il Signore, così come ha guarito tante donne, tanti uomini, così come è vivo, perché Dio è più vivo della nostra vita, potesse guarire anche me. E quindi piano piano, aggrappandomi alla parola di Dio, la parola stessa ha lavato tutti quei pensieri di morte, di suicidio, che non ce la facevo. Noi sappiamo che il nemico delle nostre anime non parla in terza persona, ma parla in prima persona e dice, per esempio: "Io sono malato, io sono depresso, io non ce la faccio." Quindi ci vuole veramente una grande forza per uscirne fuori, perché ci convince così tanto che pensiamo noi stessi che il pensiero è nostro e diventiamo quello che pensiamo. Ma la parola di Dio che veramente io ho ascoltato, che ho iniziato a meditare e alla quale mi sono aggrappata profondamente, mi sono aggrappata alle promesse di guarigione di Gesù, il nostro Signore, piano piano ha rilavato, quindi ha fatto un reset di tutti i pensieri negativi e si è nutrita la mente di tutti questi pensieri positivi di fedeltà del Signore. Così allora è andata che piano piano il Signore mi ha liberata.
Alleluia. È stato un vero e proprio processo di trasformazione, di liberazione, di guarigione. E questa è anche testimonianza che il Signore non opera in tutti allo stesso modo, usando anche una tempistica diversa. Quando ascoltiamo delle testimonianze, a volte ci sono anche può essere motivo di scoraggiamento la tempistica. E quando ci confrontiamo, per esempio, con chi ha ricevuto una guarigione all'istante, che può avvenire, può portare in noi un pochino di scoraggiamento, ma il Signore opera in modi diversi e talvolta mette un po' più di tempo per operare, non perché non sia capace di farlo in un momento, ma perché dà la possibilità a noi di riceverne consapevolezza di quello che sta avvenendo nella nostra vita. Il Signore ci conosce e Lui opera in un modo straordinario innanzitutto per trasformarci alla sua gloria, ma anche per far sì che noi possiamo avere piena chiarezza dell'opera che avviene nella nostra vita. Colui che ha iniziato un'opera in noi la porterà a compimento. E Daniele ha avuto l'occasione di rendersi conto, man mano che si accostava alle scritture, si lasciava rinnovare la mente dalla parola, come questa parola trasformava la sua vita da dentro. Daniele, il nemico ha cercato di attaccare di nuovo la tua vita. Nonostante tu abbia ricevuto dal Signore liberazione, guarigione dell'anima, Lui ha fatto un qualcosa, ha cercato di buttarti di nuovo nell'ombra della sofferenza, utilizzando il problema che ha avuto tua figlia. Non so se ne vuoi parlare. Ti vorrei chiedere appunto di parlare di tua figlia, di quello che è stata la sofferenza di tua figlia, di cosa è successo e di come la tua fede ti ha influenzata in quel momento e quali sono stati anche i momenti più difficili da affrontare. Prego, Daniela. Grazie. Allora, non è stata una semplice storia, l'ho vissuta, ecco. E, dopo che, allora, il Signore mi ha sempre aiutata e mi ha sempre incoraggiata, mi sono sposata nel tempo e con la mia primogenita il nemico ha cercato, insomma, voleva farmi ritornare in una situazione originaria, quindi di instabilità, no? Ma invece io ho sempre avuto il conforto, l'aiuto potente del Signore. La mia prima figlia doveva avere un problema molto importante alla nascita e mi avevano detto già quando era nella mia pancia che non sarebbe stata normale, non voglio dire il motivo, però io veramente mi sono appellata a questo grande Dio, ho detto Signore, tu mi hai dato dimostrazione che mi hai liberata, quindi è certo la tua esistenza e quindi ti prego, manifestati anche adesso e fammi vedere la tua bontà, non sono pronta. E quindi il Signore mi ha risposto leggendo, mi ricordo che era nel libro degli Atti, la storia di Pietro, di Paolo e Sila che erano nell'ora più buia, la mezzanotte, ed era quella che stavo affrontando io, perché quando ti toccano un bambino forse è peggiore rispetto a che tu abbia una malattia. E quindi ho letto che Paolo e Sila, anziché piangersi addosso, iniziarono a cantare e a pregare il Signore e il Signore mandò un grande terremoto e quindi li liberò. Allora gli ho detto, Signore, grazie, perché sono convinta, poiché io avevo fatto una preghiera, Signore, mando un grande terremoto nella mia pancia, ristabilisci la mia bambina. Allora ho preso questa lettura veramente come un incoraggiamento al mio cuore e devo dire che grazie a Dio Maria Luisa quando è nata non ha avuto quel problema e quindi è nata come una bambina sana. Successivamente, purtroppo, ci sono state veramente tante cose che sono avvenute sulla mia bambina, ha avuto un problema cardiaco molto importante, lei ha avuto un intervento a cuore aperto, siamo state molto ospedalizzate. Devo dire che il Signore mi ha sempre sostenuta, mi ha sempre parlata, mi ha sempre incoraggiata ed io credevo che Maria Luisa riuscisse a superare la sua situazione perché il Signore mi dava conferma, parlava al mio cuore anche attraverso le scritture, mi incoraggiava, Daniela, non temere. E quindi, nonostante fosse lì lì, perché il suo corpicino era piccolo anche quando ha avuto gli interventi, no? Aveva 3 mesi e non sapevano gli anestesisti quando l'ho portata proprio per farle l'intervento, mi dicevano, Signora, non sappiamo come andrà, però così sarebbe morta certa, dobbiamo comunque intervenire al cuore e devi dire la verità che il Signore veramente mi ha esaudita perché le hanno fatto un intervento risolutivo e quindi da quell'ora in poi non abbiamo avuto più problemi. Maria Luisa quindi si è ripresa. A distanza di tanti anni, purtroppo di qualche anno, in realtà Maria Luisa è stata colpita da una paresi.
da una parese agli arti inferiori. Adesso una bambina, diciamo, intelligente, una bellissima bambina, purtroppo per oggi non cammina. Ma devo dire questo, il Signore mi ha risposto anche questa volta, Marianna. Una volta mentre leggevo la Bibbia e pregavo il Signore, dicevo, Signore, ma Maria Luisa, cosa succederà? Cosa vuoi tu da me? Che cosa devo fare? E il Signore mi ha detto proprio nelle orecchie, Daniela, leggi Atti 3, Daniela, legge Atti 3. Quindi quando sono andata per curiosità, non è che lo sapevo cosa ci fosse scritto in Atti 3, ho letto la guarigione di uno zoppo. E poiché Maria Luisa comunque ha questo problema motorio, io ho creduto fermamente che il Signore mi abbia dato un messaggio al cuore, mi ha dato la speranza e quindi mi dà la forza tutti i giorni. Maria Luisa ancora non cammina pienamente, però ha fatto comunque tanti progressi. Maria Luisa è una bambina coraggiosa. Maria Luisa insieme ha accettato Gesù. Maria Luisa sa, prega il Signore Gesù. E quindi io sono certa e voglio dare un incoraggiamento a tutte le mamme che ascoltano, che la grande difficoltà anche come genitori che noi viviamo, no? Io parlo come mamma di una bambina che ha un problema, ma che so per fede che Gesù Cristo ha guarito. Nel cielo questo è avvenuto, lo dobbiamo solo vedere sulla terra, quindi io do gloria al Signore e sono certa che un giorno, Marianna cara, mi richiamerai e testimonierò di questo grande miracolo che il Signore ha fatto con lei. Intanto l'ha già fatto perché sta bene, con le stampelle cammina, è progredita, quindi lo devo dire. Grazie a Dio, gloria a Dio. Sai, mentre che parlavi e raccontavi di questi continui attacchi, no? Alla tua fede, perché in realtà queste sono cose che minano la fede, mi viene in mente un verso scritto in Esodo 14, 14 e lo voglio leggere perché noi dobbiamo pensare che nel momento in cui accettiamo il Signore, lo accettiamo perché così poi non ci avvenga più nulla. Ma qui il Signore dice una parola molto chiara, dice il Signore combatte per voi e voi ve ne starete tranquilli. Quindi vuol dire in questo verso, in modo non esplicito, che noi avremo comunque delle battaglie, come disse Gesù. Fatevi animo, io ho vinto il mondo, nel mondo avrete tribolazioni. Non ci ha mai promesso che non avremo tribolazioni, ma lui combatte per noi. Esodo 14, 14, mi piace questa versione perché dice il Signore combatte per voi e voi ne starete tranquilli. E qualcuno magari si chiederà tranquilli come? Noi riposiamo sulle sue promesse. Quindi chi riceve una promessa da parte del Signore sta riposando e le promesse ci aiutano a riposare, ci aiutano a stare tranquilli. E lei, Daniela, ha proprio sperimentato che cosa significa riposare nelle sue promesse e oggi noi vogliamo incoraggiare anche te. Voglio chiedere appunto a Daniela, sicuramente Daniela ci sono delle persone che in questo momento stanno seguendo, stanno anche loro passando un momento buio, magari non perché soffrono di depressione, ma avranno altri problemi, forse qualche malattia fisica, forse qualche persecuzione. Ti vorrei chiedere Daniela, ma chi sta passando un momento così difficile e buio? Cosa ti senti di dire affinché la fede di queste persone sia rinforzata? Prego, Daniela. Allora, mi sento di lanciare questo tipo di messaggio. Mi viene in mente che in Numeri 13 è scritta una storia. Mosè manda delle 13 tribù del popolo di Israele, 13 capi, a conquistare la terra promessa, quella di Canaan. Ora, noi sappiamo per bocca di Paolo che tutte le cose che sono scritte nell'antico patto, che erano fisiche, nel nuovo patto sono spirituali. Quindi quella terra che era un luogo fisico per noi è un'eredità, quindi sono tutte le conquiste che insieme a Cristo noi afferreremo, che è l'eredità dei figli di Dio. No, Dio ci promette una grande eredità, quindi ci promette guarigione, liberazione, provvigione, custodia, protezione. Allora, di queste 12 tribù, 12
di questi 12 capi, solo due videro con gli occhi della fede la conquista della terra e dissero una frase importantissima: non si scoraggiarono, mentre gli altri 10 videro comunque un paese di giganti e dissero: non ce la possiamo fare, non possiamo conquistare questo territorio, no? Questa promessa. Due che furono Giosuè e Caleb dissero: perché animati da un altro spirito, è lo spirito di Dio che entra di te quando lo accetti, accetti Cristo come Signore e Salvatore, quindi diventi figlio di Dio. Loro dissero: possiamo salire perché ce la possiamo fare benissimo. Ora, cosa videro di tanto? Perché veramente ebbero questa piena consapevolezza e hanno potuto dire, scusami, proprio questa parola: ce la possiamo fare benissimo. Loro hanno visto la croce, profeticamente, anche se ancora doveva avvenire. Praticamente è scritto in quel libro, nei Numeri 13, che erano in due con una stanga, portarono un grappo di uva appesa a questa stanga ed erano in due. Profeticamente loro hanno visto la croce, perché noi sappiamo che erano due, con un palo la croce, e l'uva rappresenta il frutto della vita che noi sappiamo essere Gesù. Quindi la chiave per entrare nella terra promessa, in quella che è la tua eredità, per sconfiggere, che sconfiggerà il tuo problema e che ti darà riposo, è vedere la croce, cioè il tutto è compiuto di Cristo per te. Se tu credi realmente che il Signore 2000 anni fa ha pagato per la tua vita, non solo per una salvezza eterna, quindi che ristorerà il tuo cuore, la tua mente e la tua anima, ma anche per una salvezza dei problemi che tu oggi affronti, quindi la salvezza dalla droga, la salvezza dalla depressione, la salvezza dall'alcol, da qualsiasi forma di schiavitù. Se hai davanti, diciamo, veramente nel tuo cuore, nella tua mente, il seme di Cristo, della croce, di quello che Gesù ha fatto per ciascuno di noi, allora tu entrerai come Giosuè e Caleb nella terra promessa e realizzerai quello che il Signore ha pagato 2000 anni fa per te e per me. E io ci credo veramente. Ora vogliamo dare dei consigli un poco più pratici, Daniela, perché molti di quelli dei nostri ascoltatori, che saluto e ringrazio con il cuore perché ci stanno seguendo, non comprendono fino in fondo cosa significa, per esempio, un aneddoto biblico. Allora vogliamo dare proprio dei consigli un poco più pratici. Ti faccio questa domanda. Nei momenti di difficoltà, nei momenti più bui, hai parlato del buio, no? Hai parlato di Paolo e Sila, nel momento più buio c'è stato questo terremoto. Hai avuto la sensazione di non sentire la presenza del Signore? Ti è venuto così pesante pregare? Te lo chiedo perché sicuramente ci sono delle persone che vivono così la pesantezza della depressione che nemmeno riescono ad elevare un grido al Signore, non riescono nemmeno a pregare. Quindi io ti vorrei chiedere proprio di dare un consiglio pratico. Come hai fatto tu per uscire fuori da questi momenti così difficili? Guarda Marianna, la domanda è difficile perché veramente adesso che ne sono fuori non so davvero come poter consigliare bene, però posso dirti questo. Sicuramente anch'io ho pensato in tantissimi momenti di non potercela fare, però mi sono circondata delle persone che mi parlavano di Gesù. Quindi sono stata accolta, amata. E sai cosa significa tutte le volte che io mi sentivo disperata? Avere vicino, no? Una persona e la fratellanza che ti dicono: tu ce la puoi fare, Gesù è con te. Il fatto di essere incoraggiati continuamente, no? È importantissimo, quindi frequentare una comunità, quindi dove si sente, si ascolta il messaggio del predicato del Vangelo di Cristo che ti aiuta, è importantissimo perché rinnova veramente il tuo pensiero che sarebbe umanamente un pensiero di sconforto, perché quando si soffre di depressione è difficile veramente uscirne fuori. Adesso io ne parlo così, sono passati tanti anni, però ti assicuro che il fatto di frequentare una comunità e di avere comunque dei fratelli
direi che mi hanno incoraggiato, il fatto di sentire, di ascoltare quotidianamente quest'input, questo messaggio continuo, a fronte di quello che ti dice la mente, io non ce la faccio, io non ci riesco. Sì, tu ce la fai, il Signore ti aiuta. Lo realizzi veramente perché non sono parole. Il Signore è davvero un Dio vivente. E che ti devo dire? Io sono entrata in questa comunità evangelica, non ho avuto, non ho fatto grandi sforzi, se non quello di andare in una comunità, ma poi veramente il Signore credo che abbia premiato la mia fede, la fede di un cuore sincero che era disperato e che veramente si è arreso a lui e ha detto: guarda, Signore, io non ce la faccio, mi aiuti tu. E lui piano piano, piano piano, ascolta, essendo accolto in questa comunità, quindi parlandone, abbiamo pregato insieme e soprattutto ascoltando, perché è importantissimo leggere la parola di Dio, non è veramente un libro così, ma la persona di Gesù, Dio, Gesù è la sua parola, sono la stessa cosa, la parola è vivente da trasformare, noi sappiamo questo. Il nemico vuole togliere potenza alla parola di Dio, però effettivamente posso dire che è stata quella, diciamo, che mi ha aiutato, quindi mi sono aggrappata fermamente alle promesse del Signore. Guarda, il Salmo 145 in un verso dice così, che il Signore sostiene tutti quelli che sono caduti nel tunnel della droga, della depressione, di qualsiasi schiavitù, ed egli rialza coloro che invocano Lui. Mi pare, guarda, lo leggo proprio, ma è una verità, è una realtà, perché così è stata nella mia vita. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono, è scritto, e rialza tutti quelli che sono piegati, quelli che sono curvi, oppressi. Io credo che ognuno di noi possa essere aiutato. E credo che l'aiuto dell'uomo in sé, della medicina, non possa forse attenuare i problemi. Io non ne ho avuto, non ne ho preso medicina, possa attenuare dei sintomi, ma se diciamo, la depressione non è altro, così come la paura, è una cosa così interna e di spirito che solo il Signore, quindi l'incoraggiamento dei fratelli, sempre sulla parola, possono incoraggiare e rifarti un lavaggio del cervello fino a quando veramente quelle verità entrano in un modo così radicale da trasformare il tuo modo di pensare. Quindi, oltre a nutrirsi della parola che rinnova la mente, vogliamo usare un termine più biblico, Daniela, perché la parola di Dio rinnova il nostro modo di pensare. Scusami se ho fatto questa piccola correzione, perché effettivamente la parola di Dio ci cambia dentro, cambia il nostro modo di pensare, anche il nostro modo di parlare. È stato fondamentale anche il supporto della famiglia e della comunità. Quindi, se ci sta seguendo qualcuno che soffre di depressione, magari pensando che stare solo sia la cosa migliore, con la testimonianza di Daniela ti stiamo suggerendo invece di unirti al corpo, di stare insieme ad altre persone, perché la famiglia, la comunità ti può aiutare. Quando parlo di comunità parlo proprio della congregazione, dei fratelli, delle sorelle, di quelli che insieme a te sono stati rigenerati. E parlo insieme a te perché ci sono anche molti cristiani che sono depressi. E non ti vergognare, lascia perdere il giudizio, lascia perdere le parole di troppo di chi sta intorno a te. Chiedi aiuto. È importante quello che ha detto Daniela, ha detto una cosa molto importante. Parlare e sapere ascoltare. Se anche ci sono delle persone qui che stanno seguendo questa diretta e si sono resi conto che nella congregazione che frequenta c'è qualcuno che è depresso, anziché usare delle parole pesanti, tipo la depressione viene da Satana, come mai tu sei un cristiano e stai così? Questo non fa altro che aggravare il senso di pesantezza che già hanno e di ineguatezza che hanno queste persone. Quindi noi vogliamo saper parlare, usare le parole nel modo giusto, comunicare nel modo giusto. E a volte non abbiamo nemmeno bisogno di dire tante parole. Le persone hanno bisogno di sapere che noi siamo presenti. Non abbiamo, se non sappiamo che dire, meglio non dire niente, semplicemente mostrare la nostra vicinanza e saper usare le parole, soprattutto quando ci sono delle persone depresse, sono ancora più sensibili delle altre. Mentre con altri tu puoi scherzare, puoi magari dire una parolina di troppo, ferendo anche.
ci può stare un momento sì di imbarazzo, ma poi la cosa si supera. Con chi invece già sta vivendo un momento difficile, quella cosa invece la può segnare profondamente. E penso che Daniela sia d'accordo con me. Quindi è importante per chi sta soffrendo di non chiudersi, perché una pecora che si isola è vulnerabile, il gregge cammina insieme. Dobbiamo stare insieme, le pecore si allattano l'una con l'altra, si nutrono l'una con l'altra, quindi bisogna si riscaldano l'una con l'altra, quindi è importante mai staccarsi dal branco, se così vogliamo dire, ma stare insieme in modo che noi non siamo vulnerabili e non ci possiamo smarrire, perché lo smarrimento può venire anche dall'autoisolamento. Quindi noi non ci isoliamo e chi invece ha bisogno di offrire il suo aiuto, chieda saggezza allo Spirito Santo di usare le parole giuste, le tecniche giuste per non peggiorare la situazione, anche in buona fede. Spesso non si fa altro che peggiorare. Perché si peggiora? Perché in realtà chi vuole prestare aiuto, magari non ha avuto esperienza al riguardo, anzi un consiglio che voglio dare. Se nelle congregazioni ci sono delle persone che hanno avuto un tipo di esperienza, tipo come Daniela, ha avuto un'esperienza di passare attraverso questo periodo buio di depressione, e oggi, grazie a Dio, lei è un miracolo vivente, può raccontare la sua storia. E viene da fuori una persona che è depressa. Chi più adatta di Daniela può essere un punto di riferimento e qualcuno che può diventare un sostegno, un supporto? Se invece si affianca a quella persona depressa, la più brava della chiesa, tra virgolette, quella che non ha mai avuto problemi, quella che non ha mai avuto, non potrà arrivare a comprendere il dolore che ha quella persona. Quindi io penso e sono convinta che il Signore trasforma il male in bene, come dice la sua parola. Quindi anche in queste situazioni trasforma i nostri momenti bui come un nostro punto di forza per aiutare gli altri. Lei ha fatto esperienza in questo campo. Lei è stata depressa, quindi lei quando parla con una depressa sa benissimo lei che cosa sta pensando l'altra persona. Lo sa benissimo perché l'ha pensato prima quando si trovava nelle stesse condizioni. Sfruttiamo, forse è una parola brutta sfruttare, però sfruttiamo quelle persone che hanno delle potenzialità per esperienza, non per teoria, perché l'esperienza aiuta. Daniela, c'è qualche aneddoto che ci vuoi raccontare? Forse ti è capitato nella tua vita appunto di avere a che fare con altre persone depresse? Quali sono state le prime parole che gli hai detto? I primi consigli che hai dato? Ti sei messa in discussione? Ti sei subito presentata come un'ex depressa, se così vogliamo dire? Prego, Daniela. Allora, devo dire questo, che il pastore ha riconosciuto questa cosa, perché tra l'altro oggi sono una coordinatrice, una responsabile di un piccolo gruppo e andiamo a consolare veramente le persone che sono nello stato di bisogno. E anche tra molti cristiani può capitare che qualcuno si senta giù, che si senta tra virgolette depresso, quindi, o depressa. E quindi quello che io apro semplicemente il mio cuore, no? E lancio un messaggio di speranza e di fede. Ne puoi uscire benissimo perché il Signore è con te. Quindi, e non, il Signore non ti aiuta solo se, perché tu fai, per gli sforzi che fai, ma è Lui che ti ama così tanto che vuole veramente dare valore al tuo cuore. Quindi quello che io uso di solito sono parole di incoraggiamento, di esortazione, di valorizzazione, sempre alla luce della parola di Dio. E ovviamente se c'è qualcuno che vuole uscire, che ne so, ha bisogno di una chiacchiera, di confidarsi, mi parla a cuore aperto, no? È normale che io lo esorto dicendo che il Signore veramente può fare una grande cosa, anche quando sembra apparentemente che il risultato non c'è, no? Ma noi sappiamo che i tempi nostri non sono quelli del Signore. E il Signore forse in questo, come hai detto tu, veramente, passiamo dei momenti in cui servono anche a noi stessi per capire, per perfezionarci, per essere più costanti nella fede, per piegare meglio le ginocchia del nostro cuore al Signore. Quindi il Signore veramente ha scritto in un passo biblico che tutte le cose
Ora io credo che la Bibbia sia verità, tutte cooperano al bene di quelli che amano il Signore. Quindi io credo che coloro che veramente amano il Signore non rimarranno delusi, ma il Signore è veramente una persona più reale di noi, che li accoglie, li assiste, li consola. E quindi manda anche noi che siamo delle braccia, delle mani, delle bocche, proprio per aiutare fattivamente queste persone. Quindi tante volte anche un sorriso, anche ascoltare un problema o un'uscita per un caffè, la persona che non sta bene si sente incoraggiata, si sente amata, si sente valorizzata, si sente aiutata. Quindi quello che io dico sempre quando vado a trovare qualcuno che è in questa situazione, non ti isolare, perché ci siamo noi, siamo la tua famiglia, insieme possiamo camminare. Vedi, la croce ha avuto due bracci, uno che ti lega al Padre, no, al Signore, e l'altro invece che ci lega al prossimo. Quindi no, noi dobbiamo veramente tenere queste mani aperte e raccogliere più possibile anime al Signore, perché il Signore veramente lava il cuore, lava la testa e veramente ti dona pensieri di pace e di speranza. Ho visto comunque tante persone puoi stare bene, non è, vedi, quando sei che sei nella fase più clou di questo male, pensi davvero di non riuscire. Ma se sei affiancata a persone che ti aiutano, che ti coccolano, che ti incoraggiano alla speranza, che il Signore ne esci tranquillamente, perché Gesù, la responsabilità è la sua. Noi possiamo aiutarti con delle parole, incoraggiare, però veramente il Signore è potente, il Signore è veramente libero, e l'ha fatto con me, e perché non dovrebbe farlo con te? Ti ama terribilmente, vero Marianna? Fedele, la sua fedeltà è per noi scudo e corazza, la nostra garanzia. Quindi quando il Signore parla, quello che dice è vero. Anche io credo fermamente che tutto coopera bene di coloro che amano il Signore. E sappiamo che amare il Signore non è altro che un'azione concreta d'amore verso di Lui. E allora, se il Signore ti aveva chiamata per consolare dei cuori afflitti, come dice la sua parola, come siamo stati anche noi consolati, così consoliamo gli altri, altri che sono nella medesima afflizione. E allora il servizio che noi offriamo a Dio è anche frutto delle nostre sofferenze. Oggi siamo in un tempo difficile dove, parlando di Vangelo, parlando di grazia, si parla soltanto dell'aspetto positivo e non si parla invece dell'aspetto negativo, se così vogliamo chiamarlo, no? Del dolore e della sofferenza. Gesù stesso ha dimostrato l'amore per noi attraverso la sofferenza e la croce è stata l'apice della sofferenza. E attraverso la sofferenza noi diamo il meglio, proprio come quando le olive vengono schiacciate sotto una macina, lo schiacciamento produce l'olio. E noi quando passiamo dei momenti difficili emettiamo quello che è meglio, quello che c'è di meglio dentro di noi, che Dio stesso ha messo. E il Signore permette, lo permette, Lui non manda le prove, non manda le difficoltà. Se noi viviamo dei momenti difficili, se noi viviamo anche la malattia e il dolore, non è altro che la conseguenza del peccato, perché noi abbiamo un corpo ormai decaduto, siamo decaduti e siamo stati intaccati dal peccato. Quindi come il male ha intaccato il creato, ha intaccato anche noi. E da che eravamo stati creati in un modo perfetto, senza malattie, senza sofferenza. Pensate che la creazione è stata creata in un modo perfetto e l'uomo nemmeno doveva lavorare. Anche il lavoro è stata conseguenza del peccato. Tutto è stato conseguenza del peccato, tutto è stato maledetto. Però, anche se noi viviamo nel nostro corpo terreno, subendo anche la conseguenza dei nostri errori, il Signore è con noi e trasforma continuamente questo male in bene, continuamente, come anche Daniela ci sta raccontando. Quindi io ti voglio incoraggiare oggi. Forse proprio in questi giorni stai dicendo: Signore, perché? Signore, perché mi sta accadendo questo? Fatti una domanda diversa: Signore, per cosa? Noi dobbiamo scoprire quali sono le intenzioni di Dio, quali sono i propositi di Dio. Signore, per cosa? Ognuno di noi ha passato nella vita, e chi vi parla, ha passato dei momenti veramente molto difficili, ma ognuno di noi passiamo dei momenti difficili dove ci formano e dove veramente ci rendono persone più forti. E allora noi dobbiamo comprendere il per cosa. Signore, per cosa tu stai permettendo? Ricordandoti sempre che Dio non manda il male, Dio lo permette, ma non lo manda.
E tutto ha sempre uno scopo santo, soprattutto uno scopo eterno, perché lui vuole renderci sempre più simili a lui. E attraverso le sofferenze noi togliamo, proprio come si fa con un intervento, no? Come fa un chirurgo, togliamo il male, quindi togliamo tutto quello che non assomiglia al Signore dalla nostra vita. E questo rimuovere quello che non assomiglia a Dio tante volte procura dolore al nostro modo di essere, perché la carne sente dolore. E allora noi oggi vogliamo accettare di buon cuore che tutto quello che accade nella nostra vita è sempre sotto il controllo di Dio e chiedere al Signore la forza di sopportare e anche di comprendere qual è la sua perfetta volontà, affinché per esperienza sappiate qual è la santa volontà di Dio, la santa e perfetta volontà di Dio. Daniela, quali sono i versetti che ti hanno accompagnato, quelli che proprio sono stati per te un'ancora? Guarda, ne sono stati tanti. Quindi, mentre prima parlavi e mi veniva in mente questo verso, è stato un bene per me l'essere afflitto perché io imparassi le tue vie. È scritto proprio nella Bibbia. Quindi, tante volte la sofferenza, ci serve proprio perché, per maturare, no? Un attaccamento al Signore. Perché tante volte, purtroppo, se non siamo toccati, siamo anche, diciamo, non arriviamo a Dio, non ci facciamo nemmeno delle domande. Ora il Signore mica vuole quello, perché il Signore ha pensieri di pace e di speranza per ciascuno di noi. Però effettivamente, quando ci troviamo in una situazione di dolore, anziché prendercela, come dicevi tu, con Dio, perché Dio non ha creato questo, quindi dal momento che il primo uomo quindi ha disubbidito, egli ha trascinato con sé se stesso tutta la sua tutta la creazione e tutta la sua discendenza. Noi siamo nati da Adamo. Ma ringraziamo Dio perché per coloro che credono nel Signore Gesù c'è veramente sempre un piano di speranza, quindi il Signore è la nostra speranza. E quindi volevo dirti che sono stati tanti, per esempio anche il Salmo 91 mi ha sempre incoraggiata, ma tu non e mille ne cadranno come alla tua destra e 10.000 alla sinistra, ma tu non ne sarai colpito, basta che tu guardi, no? Dice il Signore, se riposi all'ombra dell'Onnipotente, sono tante le promesse che sono del Signore, che sono per me, per te, tu non temere perché io sono con te, io ti sostengo, io ti soccorro, no? Quindi la parola di Dio è una lettera meravigliosa che il Signore scrive ha fatto scrivere per ogni cuore. Quindi io dico che più ci nutriamo di queste parole di speranza, di incoraggiamento, più capiamo che anche se noi possiamo mancare, noi tante volte non siamo fedeli, ma Lui è fedele. Anche se noi tante volte non amiamo come dovremmo, ma Lui ci ama. Quindi puntare i nostri occhi non tanto sulla nostra condizione, perché vedi, anche quando Adamo ed Eva, che avevano peccato, no? Che avevano disubbidito, eppure non è che avessero fatto chissà quale grande, non avevano ucciso, non avevano fatto adulterio, quindi avevano semplicemente disubbidito al comandamento del Signore. I loro occhi, che erano sempre direzionati verso il Signore, una volta che invece hanno sbagliato, si sono direzionati su loro stessi. E quindi tante volte nella malattia, nelle avversità, lungo il cammino della vita, i nostri occhi sono più puntati sulla nostra posizione, anziché guardare l'opera che il Signore Gesù vuole fare nelle nostre vite, un'opera gloriosa. Io credo fermamente che il Signore su quella croce ha pagato per il riscatto delle nostre vite e per le sue lividure noi oggi possiamo avere guarigione. È scritto, io ci credo. Molte persone dicono perché a me non capita, perché a me io ancora non ho visto. Io non so rispondere, però so che Dio è fedele. Se Lui l'ha detto, Lui lo fa. Se Lui mi ha promesso guarigione, io credo in quello che la Bibbia mi dice. No? E nelle sue parole di speranza, perché lui non è un uomo da poter mentire, lui è il Signore. Quindi voglio incoraggiarti, no? A te che mi ascolti, se pensi di non farcela, sicuramente è naturale, ma il Signore veramente ha a cuore la tua vita, ti ama tantissimo, ha donato se stesso per te e il Signore vuole aiutarti, quindi apriti alla fede, alla fratellanza, medita la parola e vedrai il grande riscatto che il Signore vuole dare alla tua vita. Non rimanere da sola, non rimanere da soli, isolate, perché non è bene, ma apriti veramente, cerca una chiesa lì vicino, no? Che ti possa aiutare, la fratellanza, perché insieme, in un cammino insieme, ce la puoi fare, veramente. Se vedi che Gesù e realizzi veramente che Gesù ti ama e ti vuole aiutare, allora conquisterai la tua terra promessa, ne sono convintissima.
Alleluia, gloria a Dio. Grazie Daniela, è stato veramente bello ascoltare la tua storia, è stato di incoraggiamento, sono sicura che porterà frutto. Dio ti benedica e poi ci sentiamo perché dobbiamo poi organizzare la puntata per raccontare la seconda parte della testimonianza, come hai detto tu. Benedizioni Sarò contenta. Daniela, grazie, grazie. Grazie, pace Gloria a e pace a Dio. noi. È stato veramente un buon tempo. Perché attraverso questa testimonianza molti hanno sicuramente più speranza nel cuore. Prima di lasciarvi, voglio leggere un verso molto bello scritto in Isaia 40, 31, e che questo sia proprio un verso che possa incoraggiare la tua vita. Dice così: ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Quindi noi spereremo nel Signore acquistando nuove forze. Forse c'è qualcuno che oggi deve acquistare nuove forze, non ha mai smesso di sperare nel Signore, ma deve acquistare nuove forze per continuare a sperare. Forse c'è qualcuno che invece si deve alzare in volo. Forse sì, hai preso forze, però non ti sei ancora alzato in volo. È importante alzarsi in volo perché quelli che si alzano in volo sono quelli che hanno la stessa veduta di Dio. Noi abbiamo una prospettiva terrena, ma se ci alziamo in volo, guardiamo alto, più alto di quella che è la nostra prospettiva umana e terrena, allora noi vedremo con gli occhi di Dio e potremo anche noi fare delle confessioni di fede e dire se Dio me l'ha promesso, lo farà. E poi dice: camminano e non si affaticano. Forse ci sono alcuni che sono stanchi, che stanno pensando che tutto quello che accade nella loro vita gli ha portato così tanta stanchezza che quasi quasi non ce la fanno più a camminare. Se tu continui a sperare nel Signore che ti dà la forza e se guardi dalla prospettiva giusta, allora tu riuscirai anche a proseguire il cammino e nessuno ti fermerà. Non pensare che il diavolo ti possa ostacolare il cammino. Lui però può creare dei diversivi, delle distrazioni, può fare in modo che la tua attenzione ricada su altre cose, dimenticando la meta. Ricordate come dice l'Apostolo, dimenticando quello che è stato nel passato, ora mi protengo verso l'avanti, guardo avanti e punto avanti alla meta. E noi vogliamo fare proprio così, vogliamo acquistare nuove forze, vogliamo continuare a camminare, guardare in alto, guardare dalla sua prospettiva, guardare come guarda lui e continuare il nostro cammino verso la meta. E sicuramente tu raggiungerai il traguardo, perché il Signore desidera più di te che tu raggiunga il traguardo. E il Signore ci farà anche vedere la sua gloria qui su questa terra. Non vedremo soltanto la sua gloria un giorno quando chiuderemo i nostri occhi, ma anche qui. Noi vedremo la sua gloria e racconteremo le meraviglie che lui fa per noi. Quindi ti invito, cara amica, caro amico, anche cara sorella, se tu stai passando un momento difficile, se stai nel pieno della depressione oppure hai i primi segni, io ti invito a chiedere urgentemente aiuto a qualcuno. Ne abbiamo anche bisogno, essendo di carne, che qualcuno ci sostenga con la preghiera, ci dia delle parole di incoraggiamento. Chiedi al Signore che ti affianchi le persone giuste, che ti aiutano, che ti incoraggiano e che non ti giudicano. E voglio anche fare un appello di nuovo a quelli che invece guardano. Non ti voltare dall'altra parte, non ignorare il problema del fratello o della sorella. Se ti sei accorto che qualcuno è depresso o sta iniziando questa fase buia, intervieni subito. Il Signore ti benedirà per quello che tu farai. E vogliamo prestare soccorso. Omissione di soccorso è reato, sia nel naturale che nello spirituale. Quindi se vedi che qualcuno ha bisogno di essere aiutato, vai, aiuta e non rifiutare di fare quello che il Signore ci comanda di fare. Dio ti benedica. Ci vediamo il lunedì, il mercoledì e il venerdì, sempre alle ore 14. Benedizioni.